format, è il nuovo format. Con tanti amici, tante sorprese, abbiamo dei Zeb, Danny e Luke qui, solo per voi. E questa potrebbe essere la nuova sigla, che... Io do 10 all'interpretazione. Io do 10 all'interpretazione, 9 e mezzo al cringe, 7 e mezzo all'allegria. Benvenuti a tutti quanti, ad Olio che spiche. Ciao amici. 9 e mezzo mi è piaciuto tanto. Come state? Tutto bene? Siamo bene, molto bene, raga. Alla grande, che ragazzi, si dice in quel di Parma, di Alfonsine? Ma in realtà questa mattina verso le 7 del mattino qua in fondo alla via, non sto scherzando, hanno avvistato una coppia di lupi. Una coppia di lupi? Fantastico, li ha domesticati. L'integrazione naturalistica. Quindi mi sono andato, sono corso ai ripari e mi ha messo dentro i miei polli. Perché io ho i polli, come sapete bene. Bello, ma quelle non sono le volpi che vanno a rubare i polli. Sono in giro per casa, due lupi se li mangiano. Sono canini lo stesso, sanno i canini. Questo era cringe. Allora, mi è arrivato dopo ed era bruttissimo. È ritardo, lo so, è ritardo. Allora, ragazzi, siamo qui oggi riuniti nel sacro vincolo del rock e del metal per parlare di un tema a noi assai sensibile, ovvero la prostata di Dave. Ehi, meme. No, no, quella sta bene. Purtroppo recentemente è controllata. Fa molto, da un medico alto 2 metri. Quindi, vabbè, fantastico. No, si immaginare fatto... il diametro delle falangi. Sì, proprio delle falangi. Ma sono di quei dottori che si poi assaggiano anche il dito. No! No, allora, che schifo, bro! Allora, siamo un canale anche per bambini, nice. Non è il momento e il luogo di parlare di dita in culo. Il luogo. Cioè, avete fatto eccolo, tutto voi. Lo sapevo, Zeppo. Colpa mia, colpa eri mia. Pronto proprio. Allora, ragazzi, i meme, ragazzi, sono una cosa meravigliosa. Io la considero l'arte più suprema che ci può essere nel nuovo millennio, sì, nell'internet. Sì, sì. Condivido. Anzi, ma te mi dicevi che ormai sono una roba vecchia, Dan, vero? Perché sono nati meta meme. Sì, allora siamo arrivati ai meta meme, ragazzi, è una cosa veramente, è un multiverso. Cioè, il multiverso degli Avengers non è nulla a confronto. E i meme in realtà sono nati un sacco di tempo fa da Richard Dawkins nel 76, che in un suo libro chiamato, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiama il suo libro, fa praticamente lo studio per la quale un gruppo di persone in una società fa qualcosa per imitazione e non per genetica, okay. No? E alla fin fine il meme, come siamo arrivati oggi a vederlo su internet, è un qualcosa che prende e attinge da un avvenimento, un fatto, reale. Dal reale, ovviamente sempre con un'accezione scherzosa, che è diversa dalla satira, attenzione, molto molto diversa, e cerca di arrivare a diffondersi con quello che viene chiamato l'effetto Streisand, perché è successo una roba con Barba. Sei un flusso di. Cioè, sei informato. No, ragazzi, io ve l'ho detto. No, sei incredibile. Wiki meme. No, l'effetto Streisand era un avvenimento che è successo fra Barbara Streisand, la cantante. Barbara D'Urso. Sì. È un fotografo che gli fotografò la sua villa dall'alto. Lei non vuole questa cosa. Il risultato è che ormai era già stata ricaricata su mille altri siti, migliaia di contatti. Chiaro, insomma, chiaro. La macchia d'olio che ha internet oggi. E la stessa cosa succede con i meme, no? Uh-huh. Alle volte sono. Cioè, secondo me, sono potentissimi perché non c'è l'autore, purtroppo. Vero. Tranne nel meme il meme più famoso del mondo. Voi, ragazzi, sapete cos'è anche chat da casa? No, chat sicuramente no, lo saprà. Però l'avremmo usato mille volte, immagino. Il meme è quello che si chiama. Aspetta, che voglio trovare il nome. C'è un. Hide the Pain Harold. Avete presente quel signore con i capelli bianchi? Sì, che sì, è sì. Certo. Infatti, ci volevo arrivare anch'io. Esatto. Quello è attualmente il meme più famoso. Sì, no, l'hai visto anche tu, Dave. Sì. È il più famoso del mondo. E per assurdo, lui di mestiere. Lui si chiama Andra Sarat, un uomo ungherese che ha fatto anche il video su Vice. Lui fa quello di mestiere, ragazzi. Ora si fa fare le foto per il meme. Fa. Si fa fotografare in situazioni diverse sempre con.
Non sta facendo così. Infatti ci volevo arrivare anch'io. Ma che non lo sapevo assolutamente. Sì, ha un sacco di seguaci, tutto. Ha seguito il filone del meme quando è uscito. E adesso, appunto, lui fa quello di mestiere. Cioè, assurdo. Cioè lui è un meme vivente, ragazzi, pensate che roba. La prossima volta che mi vengono a dire che fare lo youtuber non è un mestiere o fare il musicista non è un mestiere, gli faccio vedere la vita di questo personaggio e stanno zitti. Sì, beh, poi ci sono anche gli inside meme, quelli che inventiamo tra di noi, tipo pronto, dai, non vogliamo pronto, esatto. Quello è un meme, il pronto quelli è un meme. Sono dei meme sì. Quando accade qualcosa, stupendi. Quando accade qualcosa di inaspettato, tipo Danny gli ho fatto scoprire il pronto perché praticamente stavamo salendo pronto. Le scale mobili pronto. E c'erano delle persone che non mi permettevano di proseguire nel mio viaggio, quindi si procedeva nel mio viaggio. Allora io sono arrivato in bilico a cadere, pronto, ed è morto. Cos'è sto pronto? Sì. Diciamo che il meme forse quando è amicale va anche vissuto, perché spiegato poi non credo che la fine non sia mai lo stesso. No, non farà mai ridere. In realtà, fra l'altro, il meme nasce con la stessa velocità con la quale muore, perché certe robe molto potenti magari che girano per il mondo da anni, alcune robe sono magari di un qualcosa che succede, tipo vi faccio un esempio, l'anno scorso che hanno fatto i meme su Orietta Berti che aveva le robe alla sfera e basta, ci hanno fatto quelle robe lì, dura quelle 3 settimane, poi non se, cioè, è già seppellito nell'internet, cioè, ce ne sono alcuni che muoiono subito, altri che vivono invece. Adesso vi sblocco un ricordo. Chuck se io Norris. Vi dico, se io vi, anche Chuck se, Norris, se io vi dico Conga, 2009 proprio. Se io vi dico Conga, no. Conga nei meme. No. Conga, dai. No. No, mi voleva rievocare come Conga. Un ricordo incredibile. Conga è il meme, quello con tutti gli omini messi in fila, che c'era il capitano che aveva il, te lo ricordi? Chi è che ha parlato? Simone ha parlato. Ah, vedi, regia. Simone se lo ricorda. No. Simone, vedi. Quello con tutti gli omini in fila, che c'è quello davanti che c'ha il sombrero e fanno vedere uno sketch tutto assurdo prima e poi dopo Conga. Vabbè, ma perché l'Harlem Shake, ve lo ricordate? Ecco, anche quello si può definire una sorta di meme. Era un trend forse. Prima, no, quello prima è più un TikTok, trend, un balletto, un flash mob. No. Quella è una cosa diversa, perché il meme è una cosa che va a prendere dei comportamenti o delle cose. Sì. Cioè quello è più proprio un balletto come il Gangnam Style o quelle robe. Se fosse nato in epoca TikTok, avrebbe vissuto in TikTok e non su YouTube. Magari era il pioniere di sta roba qua. Sì, però non è meme, quello è proprio un'altra roba. Infatti non è meme. Bene, parlando di musica, ci sono state delle volte in cui grazie ai meme ci sono stati delle anche perché attenzione, è una roba che è un linguaggio che appartiene ai giovani, no? Sì. O comunque da una certa età in poi. Io sto ancora faticando ogni tanto a far capire ai miei genitori i meme, li faccio vedere una vignetta, legge, non guarda e fa: ma perché fa così? E io sono, devi leggere da là! Cioè non riesco a spiegare i meme, no? Impossibile. Però ci sono state alcune aziende, alcune magari gruppi, eccetera, che tramite i meme hanno svoltato, utilizzano appunto il meme come sistema di marketing. Sì. Il primo che mi viene in mente è la Marshall, no? Sì, esatto. Che è la famosa marca di amplificatori. Aveva lanciato una pubblicità con scritto Marshall amplificatori per chitarra dal 1960. E no, non se l'è inculata nessuno, no, proprio zero. Hanno deciso di cambiare il copy, quindi il modo in cui veniva posta la cosa. Ovviamente non è proprio un meme, ma più o meno lo è, cioè molto, cioè non è che faccia ridere, eccetera. Però hanno utilizzato rompiamo le scatole ai vostri vicini since 1960. Tanta roba. Cioè, da così a così è diventato virale questa cosa. Comunicazione come allo stato puro, una genialata di marketing. O come utilizzato, non so se il balletto che ha fatto nel famoso brano di Drake, no? Sì. Che fa così, sì, non la vuole, poi così. Esatto. Tanta roba.
lo utilizzano anche in inserzioni che mi appaiono su Instagram, tipo sì, questa sì, cosa vero. No, questa cosa sì. Sì, 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 sì. Ed è un, ormai è diventato un linguaggio talmente intrinseco nel cervello dei ragazzi che gli funziona quasi di più così, perché gli sembra un linguaggio già sì. visto, una cosa che sì, ritorna, sì, sì, sì. di cui si può fidare, facciamo tante virgolette, certo. che è una cosa un pochino più... come si può dire, un pochino più impostata, eccetera. Sembra molto tipo Vez, ti parlo da amico a amico, ti faccio capire che questa certo. cosa è meglio dell'altra. E... Infatti, secondo me è incredibile notare, soprattutto noi magari ci facciamo meno caso, ma quanto ormai il meme è entrato a far parte della società a livello proprio giornaliero, a livello cioè sì, quasi sì, una sì. tradizione ormai, cioè ogni 10 parole magari uno fa un meme vocale, come quando abbiamo imparato kek o f, anche quelli sono LOL, diciamo sì, lol e tanti f altri. Chat, è vero, sì. Quanto è difficile secondo voi oggi creare un meme, quindi un contenuto che poi diventa virale e passa di mano in mano? È facilissimo, ma infatti. È sì, di una rapidità incredibile. Ma quelli, fra l'altro, che hai citato tu, invece sono quelli che oggi chiamano i metameme. Sì. Che esatto. è un meme nel meme, nel senso tipo il famoso sium che si usa sì. in generale, che sarebbe il sì di cosa di Ronaldo. Quindi utilizzato da che veniva utilizzato sì per dire sì sta cagata, no? Sì. A qualcosa sì. che hai fatto. Tutta quella gente, tipo me per esempio, che di calcio non gliene frega niente, ha estrapolato il sì, l'ha decodificato in sium, però praticamente è un meme che prende in giro quel meme. Certo, certo, certo. È il metameme, capito? Il meme, siamo arrivati a questi punti qua, che è incredibile. No, poi non vorrei sbagliarmi, ma sapete che la diffusione di LOL e KEK secondo me è stata influenzata tantissimo da World of Warcraft. KEK o World of Warcraft? KEK, sì, sì. Perché io mi ricordo che chi giocava in Orda diceva LOL esatto. per ridere, e KEK invece chi giocava in Alleanza. Davvero? No, era sì. KEK quelli dell'Orda, mi sa. No, che no, 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 quello sì, non che KEK era il LOL degli orchi. Ah sì? Okay. Mi sembra di sì, non vorrei dire una cagata. Un'eresia, però sono... Danny, perché qua stiamo parlando di roba seria. Magari cioè, qualcuno in chat esatto. ci potrà Lord. Rispondere. Esatto, chat, sì, in chat, se siate attivi. E nel frattempo che parlo alla chat, colgo l'occasione per ricordare che fare la sub fa bene alla salute, come dice sempre sì. il buon Danny. Non dimenticatevelo. Follow sub. No, follow me now per citare comunque Giovanotti. Volevo riagganciarmi al discorso di Zeb per dire che davvero al giorno d'oggi è facilissimo creare dei meme, che siano video o immagini, perché proprio in questi giorni mi stanno uscendo, ma proprio a valanghe, tantissime su TikTok. Addirittura è diventato un meme la pubblicità di Just Eat, che non ho ancora capito come abbia fatto, però giuro mi escono che mi manca centinaia, ma sì, ma è una roba di giorni proprio. Sì sì, qualcuno è... cioè è assurdo adesso, perché è così comune che esca, che sì, non capisco come okay. abbia fatto, e soprattutto non ho ancora capito in che modo la utilizzano. Ok, io... però è davvero, cioè ne escono tantissime, infatti ci sono rimasto un po', perché tra tutte le cose che puoi memizzare la pubblicità di ma casa. Soprattutto guarda, quanti soldi avrà sborsato Just Eat per coinvolgere Katy Perry all'interno della pubblicità. Vero, vero. Katy Perry, ne sarà valsa la pena? Lo scopriremo nella prossima puntata. Vabbè, raga, esatto. Io ho delle macchinine, no, dei meme. Hai delle macchinine? dei meme che avevo selezionato per voi, se li vogliamo reactare. Insieme. Certo, certo. Io facci vedere. Simone apparecchierà il template e farà apparire delle magie. Ah, guarda come mi sono messo sotto Danny. Guarda, come se... Vai, partiamo con il primo contenuto. Partiamo con il primo, vediamo. Numero 1. Saturday night, okay, Monday morning. Esatto. Il solito stereotipo. Adesso spiegheremo per i noob questo meme. Prego, Luca, spiegalo. Come spiegare? Non mi sa che sono noob anch'io, perché non l'ho capito. Ma dai, è un po' come la sera leoni e la mattina coglioni. Allora sì, l'avevo capito. No, pensavo ci fosse un discorso più. Secondo me ci stiamo un attimo confondendo, perché siamo più abituati a vedere gente così che gente colì.
Cioè, cioè la sera sei un blackster, la mattina sei un anziano. Non sei un anziano, stai creando un meme adesso tu della cecità. Allora, allora il sabato sera sei blackster, la mattina sei un fiore. Sei un fiore, esatto. Sei il fiore del vaso. O la mattina, sì, 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 bellissimo. Non tossire, Zeb. Quando ti... Allora. Basta, basta. È il primo, ragazzi, siamo partiti già malissimo. Malissimo. È lo stereotipo del metallario che è brutto e cattivo, in realtà poi è una persona normale, va, va anche a aiutare i vecchietti. No, non avevi capito niente. Ma che poi non è vero niente, nessuno va a aiutare i vecchietti. Ma infatti, no, infatti, infatti questo voleva sfatare, voleva sfatare una credenza e non è stata nemmeno sfatata, quindi. No, l'antimeme, signori, l'antimeme. Comunque notare la signora dietro quanto è. No, no, lei spaventata. Secondo me doveva aiutare più quella dietro che quella davanti. No, la signora dietro ha la cuffia e sta mettendo i mayhem nell'orecchio. Allora, c'è da dire che oggi per una signora la metropolitana che ha sentito la notte prima. Una signora sulla settantina è entrata e io ho chiesto se si voleva sedere lei, quindi questa roba io ho smesso. Io ho smesso di fare di essere gentile in metro dopo che mi hanno mandato a fare in culo. Ma infatti è una lama a doppio taglio, perché ormai l'educazione è un ricordo lontano. Esatto. Ragazzi, io ero in metro, fatto, c'era sta signora, ragazzi, non era una vecchia, ma non era neanche una giovincella. Ok. No? Quanti anni aveva a questo punto? Mi non lo so. 230. Non so. Mi dava l'impressione avesse una quarantina d'anni, sta di fatto che le ho detto si vuole sedere? Fatto, sono mica una vecchia, oh, fatto, ma così proprio mi ci sono seduto io così con le chiappe belle. Chiedo alla regia di fare un controllo al check, anche audio. Un controllo comunque... al check, non ho detto una cosa. Ok, audio è vero, in chat posto. Dicono che abbiamo un delay fortissimo sulle voci, ci dice la chat. Sì, non fateci come le chitarre di The Edge, fateci la voce normale. Questa, okay, questa era, era per pochi. Niva c'è scritto a sinistra sono io oggi. Allora, esatto. Quindi col primo abbiamo capito che di certo Zeb non è un arguto osservatore. Speriamo esatto, nel esatto. Secondo, dai. Io devo, no, ma se non si è capito, io devo fare quello che disturba la quiete dei meme. Cioè, devo fare quello che il boomer, il no, boomer che mi chiede. Mi prendo questo ruolo. Vai, dice vai, Niva prossimo, che prossimo. Era lei a sinistra. Andiamo con il secondo contenuto. Oh, questo abbiamo Dario Moccia. Quando sei a un concerto metal ti senti disagio perché non capisci se le tipe con i capelli lunghi siano davvero tipe. Tipo qui c'è, ci è capitato questo, questo è cringe. Qua mi sento anch'io tirato. Ma sì, sai causa, perché è cringe? Sì, 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 sì. Allora, le ragazze si lamentano del catcalling. A me hanno fatto catcalling. Anche a me. A te? Sì, anche a me. A te, a te? No, allora, indirettamente, cioè, indirettamente, nel senso che non mi hanno mai fischiato suonato. A ma me sì. Sì, eh? Sì, sì. Dicendo bionda, tra l'altro, non è manco il mio colore, quindi. Pure no, daltonici. A me fa ridere perché a volte sono lì, lì, proprio sul farlo, e quindi con la coda dell'occhio vedi in macchina che da dietro ti guardano, figa, poi ti vedono la faccia, fanno porco trone. Allora, io invece questa cosa la racconto spesso perché sono molto fiero, avevo la camicia leopardata, pantaloni bianchi e stavo con una mia amica che lei è abbastanza figa, no? Ok. Due ragazzi vengono da dietro e fanno i complimenti a me per il culo e non a lei. Ragazzi, è risaputo sono, che Dave queste sono conquista, eh? Queste sono conquista. Sì, sì. Vabbè, erano comunque c'è da dire che questo meme è un po' retro game, quindi forse è per questo che abbiamo percepito l'effetto anche un po' la patina cringe. Sì, sì, qua è un po' come guardare gli horror adesso degli anni 60, cioè ti dicono, ti fanno quell'effetto, ma questa roba dovrebbe far paura, in realtà all'epoca la faceva e come, e probabilmente questo meme quando ha preso vita ed è diventato virale ha fatto lo stesso effetto e magari piaceva all'inizio. Io non l'ho mai visto, non so se sia virale. Io ho un ricordo di averlo visto, ma non con questa foto. Cioè, era un meme con lo stesso concept, ma non con questa foto. Anche perché questa sembra fatta da un fan di questo meme, che tipo è lui che si è fatto il selfie e ha ricostruito il... Ah, voleva fare il protagonista, dici sì. Te, Zeb. Diciamo. Il protagonista, che è chiaramente la tipa che è appoggiata sulla transenna. Eccolo là, sì. Eccolo là, pronto. Ma... chiedo per non fare spoiler. Certo. C'è il meme della vita da palco?
No, non penso. Però mi piace. Beh, quello lì è molto comune che si vede quando sei un musicista e vai in tour. Fa cosa pensa di te la tua famiglia, cosa pensano che fai i tuoi amici, eh? Cosa pensa che fa la tua amorosa e cosa fai realmente, no? Okay. E si vede, i tuoi amici pensano che sei in giro a fare la rockstar, la tua tipa pensa che sei con altre migliaia di gruppi, sì, eccetera, sì. La tua famiglia fa vedere lì con la siringa, sì, che sì, bevi, sì, sì, cosa sì, fai sì. In realtà c'è cioè lui il tipo là che scarica il camion, tutto sudato. Che è? E quindi è Pino. No, grande! No, il furgone. Lira, oggi siamo collegati. Sì, qua c'è la fabbrica. C'è dell'erciume. Bene, ragazzi, è arrivato il momento di arrivare al terzo contenuto di oggi. Se me lo mandi così. ASMR, esatto. Metalheads in 1993. Allora, sì, io vado fiero di essere quello lì che piange. Così. Allora, Chaos e the Tanks on the Street. Ah, ok. Mettere... Sì, dai, mamma cioè, mia. Il solito stereotipo mamma patriarcale mia. Della forza. Questa è bella perché è stata fatta da persone moderne, in realtà. Per triggerare i moderni e pigliare per il culo la vecchia scuola che dice io sono macio e voi esatto. Siete dei delle pussi. No, esatto, secondo me esatto, è stato fatto contro la modernità invece. Dici? Secondo me no, sì. No. No, secondo me ma è proprio quello il meme, cioè cercare di creare dei trigger, okay, dentro sì, la sì, gente, sì, no? È infatti, molto probabile che chi l'abbia creato sia il cagnolino moderno di destra con la maglietta dei Ghost. E si sente così. Io mi sento esattamente come il cagnolino. Allora ha funzionato. Sì, approvato, sì. Approvato. Bene, e tra l'altro la maglia dei Ghost è proprio sì, va a fare il ritmo. Voi chi vi sentivate, raga? Ma chiaramente quello a destra. Chiaramente quello a sinistra. Io ne conosco. Esatto. Non si vede? Danny, ma si vede. Quanti ne abbiamo incontrati di quelli lì a sinistra? Lasciamo perdere. Non c'è male. Lasciamo perdere proprio. Lasciamo veramente perdere. Ma anche gente pericolosa, è vero, Dante? Un paio di esperienze in pullman, mi ricordo. Sì. Ti volevano picchiare perché avevi fatto la cover di Roaz. Cioè. No, perché esistevo in realtà. Perché esistevo. Peggio ancora. Maledetto Danny Metal, ha rovinato il metal. Ma come? Sì. Come si chiama quello dei Simpson, lo scozzese? Maledetti scozzesi, hanno rovinato gli scozzesi. Sì, esatto. Non era il bidello della scuola lui. Esatto. Il principio è quello. Il problema è che lo dicono sempre quando sono seduto, poi quando mi alzo dico che cazzo hai detto cambia sempre. come Zeb, che in realtà da internet non si sa, ma Zeb è così, è 1,90 ormai. No, vabbè, madonna Dio. No, no. Però c'è NBA. C'è un bel sandrone, quanto sei alto? Un sandrone. Sono alto 1,82-1,83 m. Capito, insomma. Infatti sto sempre seduto con la poltrona bassissima, meme, dato che ne stiamo ancora parlando. Sì, cioè tiriamo sì, esatto, per le lunghe. Sì. Ma io volevo fare una domanda a tal proposito di questo meme. Secondo voi sono peggio i metallari since 1993 o i Maranza? Cos'è peggio? No, direi i Maranza. No, raga, Maranza non si battono, no fanno cagare. Sì, effetti, è vero. No, ma Maranza fan cagare since l'anno di creazione. Dall'anno di creazione. Maranza è interno. L'unica parola in italiano, tutto il resto è una descrizione in inglese. Io che ti identifichi. Sì, abbastanza. Nel cagnolino che piange. Nel cagnolino che piange nell'angolino. Ma tu, Luca, tu che hai avuto tanti stili nella tua vita, cioè hai avuto anche un momento Maranza? Ma Maranza in realtà non tantissimo. L'ho sfiorato, devo dire la verità, quando ero più piccolo. Avevo occhio da casa. Qua si perdono i follower. Cazzo. No, l'ho sfiorato quando avevo 11-12 anni, però sì, mi sono corretto okay, subito, devo dire. E poi da lì basta. Sì. Ok. C'era la voce che faceva No, non fra quel punto. Ok. Sai chi era un Maranza palese, Danny? Jacopo, vabbè, però.
Posso raccontare a tal proposito dei metalheads vecchia scuola anche un aneddoto che in realtà mi fa pensare che alla fine anche loro sono morbidini all'interno, cioè hanno questo strato di cioccolato più tenero. Io sono stato attaccato brutalmente all'epoca su Facebook da un metallaro che avrà più di 30 anni, quindi è sì, diciamo nella media di questo metalheads che stiamo descrivendo, e mi aveva dato su un botto quando feci anni fa la prima puntata sui Maneskin. Decisi di metterla anche su Facebook. Questo qua mi ha detto un treno di cose e aveva scoperto che io ero di Parma. Ma io sapevo perfettamente che fosse lui, anche lui era della zona di Parma, quindi questo lo conoscevo e lui secondo me ha parlato senza sapere che fossi anche di Parma. Questo qua l'ho ribeccato fisicamente perché veniva a lavorare nel pub dove lavoravo, cioè veniva a bere dove lavoravo io nei pub, e questo qua gli serviva da bere, ogni tanto ci si faceva anche della chiacchiera. Quando sei poi te a servire da bere ci vuole niente che da birra diventi piscio. Ma sì, io volevo sapere una cosa, è chiaro. C'è un oggetto all'inizio fallico e lucente dietro di te. No tesoro, tranquillo, è una lava lamp. Mi aspettavo che mi rispondessi come Gianni Morandi. Vedo che lo conosci bene, buona giornata. Beh, lui è assolutamente il capo dei meme. Morale alla fine con Morandi. Questo qua Morando alla fine ci ho fatto amicizia con questo qua. Ci siamo beccati una volta così a caso nello stesso pub, ma da cliente. E abbiamo cominciato a parlare un botto di musica eccetera. Quindi questo qua era un tranquillone, però su Facebook faceva il personaggio che doveva per forza dare su. Sì, è successo. E non è la prima volta che mi capita. Sì. A me è successo invece qua nel bar di fianco a casa, che c'era uno che mi insultava pesantemente, diceva ti spacco, sì, t'ammazzo. Sì. Allora io quel giorno io non so perché ero in modalità però adesso basta, visto okay, che dici sono di qua, ho detto dai ti aspetto al bar, sono lì fra 20 minuti. Ti volevo offrire qualcosa forse. Aspetta un attimo, la scena è stata incredibile. Fra l'altro, i messaggi che scriveva fa di quello che fai mi ci sciacquo le palle coi Pantera. Questo ricordo. Vero uomo. Vero durone. Io bellissimo che avevo fatto il mio set. Quindi, visto che io sono di casa, c'era Bruno, il mio chitarrista, seduto in un tavolo, girato di spalle, bellissimo, che faceva finta di non conoscermi. Un altro mio amico da un'altra parte, così, ha detto: ragazzi, se questo tira fuori un coltello è impazzito, giratevi, esatto, aiutatevi. Arriva una macchina, vedo sto metalheads, capelloni, chiodo, così, che sta così fermo con la macchina così nel parcheggio. Per me è lui, ed era lì così bloccato. No? Ok. Dicevo, la cosa si fa interessante. Scenderà. Avvocato. Arriva, mi viene incontro, certo, mi sorride, io con la faccia proprio più infastidita gli faccio: allora? E lui mi fa: ah, vai tu da lui. Come? Vai tu da lui. Sì, cioè lui si avvicina e io ho detto: sì, allora, sì, quindi? Perché ero abbastanza irritato in realtà. Certo. E lui mi fa: dai Danny, non te la sarai mica presa. No, cioè, che merda. E ho detto: beh, in che senso? Fa: dai, ma è una provocazione. Insomma, è finita che mi ha offerto una birra e ci è voluto fare, sì, il selfie. Sì, sì, questo secondo me rientra un po' nella non educazione delle persone su, sì, internet, sì, che sì, si sentono un po' protette dietro lo schermo, che non reputano lo scrivere una cosa uguale al dirla dal vivo, sì, che sì, secondo me è sbagliatissimo. Non gli danno peso. Ma infatti, a proposito di questo argomento, io conosco, sai, anche di vista, no, tante persone, magari vai a ascoltare musica nello stesso locale, ok, che appunto su Facebook scrivono i classici che scrivono il rock è morto nel 1989, no? Esatto. E poi in realtà di persone appunto sono così, ma conosco anche giusto un paio che sono al contrario, cioè che ovvero? Tu tipo di persona o sui social, io mi riferisco più alla persona, li vedi molto tranquilloni, molto, che invece so di tipo merdate, sì, sì, che hanno fatto, ad esempio, vandalismo piuttosto che altre cose, sì, no, certo, robe estreme. E tu dici: ma ti vedo il sabato sera lì tranquillo, composto, sì, con la birra, che c'ha quasi paura di guardarsi in giro, e poi scopro queste, sì, cose. Ma cioè, a te è arrivato mai qualcuno a brutto muso e dirà: ah, il glam, che merda, sì, il trash, voglia, invece voglia, è un genere per uomini.
voglia. Ma anche quando l'ha fatto, vai, me l'ha fatto, sì, me l'ha fatto Paul, da me mi ha minacciato perché gli ho detto che ascoltavo, sì, ascoltavo i mod, lui mi ha detto ora vengo a picchiarti con i miei amici. True. Sicuramente. Sì, sì, no, no, scherzo. Ciao Poldo, ti più amo. Volte capita. Va bene, bene, andiamo avanti. Abbiamo dedicato anche troppo tempo. Troppo tempo. Oh, io lo conosco questo personaggio. Eccolo qua. È come possibile ascoltare questa musica e capire tutto quello che sta dicendo. E poi c'è Alex Terrible che manda a fanculo. E spieghiamo dagli amici da casa perché c'è questo personaggio a questo, allora, punto. Magari Alex non Terrible tutti lo sanno. Alex Terrible è un noto cantante screamer, quindi di canto estremo, che ha raggiunto la notorietà con alcuni video dove dimostrava di avere questo growl particolarmente gutturale profondo, e quindi poi ha fondato una band che si chiama Slaughter to Prevail, che va molto forte, fanno deathcore, a me piacciono molto. Sì, sono, yes, sono bestiali, bestiali veramente. E quindi dai, voi capite quando la gente parla, cioè non scream, growl, così. Dipende, dipende. No, 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 no. Cioè, forse anche dipende con quale genere. Allora, tipo, se mi prendi le robe un pochino più tipo Architects o metalcore, qualche cosa. È uno stile musicale del cantante nella quale effettivamente scandisce bene quello che fa. Sì, sì, dipende comunque dalla tecnica. Altre invece, cioè, io ti dico che il 95% delle volte tende più alla performance che al testo, ed è una cosa che devi andare poi a scoprire, capire, sapere. Sì, sì, che sì, è giusto, è sensato secondo tipo me. C'è deve gente così che usa, certo, distorsioni vocali tipo gli Slipknot, secondo me è molto chiaro quando va a parlare, perché lì è anche poca, sì, in realtà. È più facile da capire. Sì, 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 ci sono. Oppure, sì. Dipende un po' dal genere, forse il grindcore è quello che ci si fa capire di meno, anche perché per impostare la vocalità così in basso devi proprio avere una forma anche delle labbra. Quindi, così. Esatto. Anche la mimica facciale è molto importante per questo genere, infatti. Saranno chieste le persone, come mai quando cantano i metallari fanno scream, c'è sempre questo grugno incazzato. Ragazzi, ma me lo sono chiesto anch'io. C'è sempre la faccia così. Quando? Sei sempre, sì. Noi ti conosciamo fuori e dentro il palco, e effettivamente ancora oggi quando ti vedo cantare, che ti rinnovo i complimenti per l'esperienza che abbiamo avuto al compleanno di Mario di Rocker TV, che è stato bravissimo. Grazie. Effettivamente cambi proprio faccia e fai incuti un po' più timore, ma sì, sì, cosa sì, vuol dire che ti viene bene, cioè mi incazzo come i mostri, come direbbe, esatto, Dave. Io godo quando accade. A me non inquieta, perché una volta ha urlato per me sul palco "Io sono Detroit", quindi ah, ok, quindi mamma quindi mia, lì hai mamma perso mia la paura. Quello però è stato un meme portato all'estremo, meme, no, sì, sì, che ti porto sul palco il meme, te lo urlo, lo sai solo tu, cioè, sì, 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 sì. Più meme di così, quello come è quando, oltre il meta meme, come quando siamo entrati col bebop di Bob al concerto lì a Roma, spettacolare. Però queste sono cose che magari dovremmo spiegarle un po' anche più avanti. Facciamo una raccolta per fare i meme di All You Can Speak. Beh, esatto, dobbiamo tirare fuori i meme di Luke and Speak in maniera che qualcuno lo dobbiamo spiegare, ma anche se i meme non si spiegano, dovranno nascere, nasceranno, dai. Nascerà, esatto, è così che deve nascerà. Nascenti. Anzi, poi mi piacerebbe che lo facessero loro. Bello. Ecco, giusto per farvi capire, ragazzi, quando canta Danny c'ha questa faccia. Ah, attenzione, prende proprio a pugni la gente con la voce. E vabbè, quindi qui abbiamo Alex Terrible che gli manda a fanculo. Che lo salutiamo e gli mandiamo un sacco di abbracci, dato che comunque lui è un grande cantante, una grande meme. In questo momento le cose non stanno andando della quale, ragazzi, per il verso giusto. Fun fact, piccola, come si curiosità dice, aneddoto, curiosità. Ho fatto una lezione con lui. Ah, è vero, ce l'avevi detto. Su Skype, per imparare a fare i growl un pochino più. Ma sì, mi ha insegnato qualche dal tecnica. Dal sensei, fantastico. E in realtà lui non è Alex. Non si chiama Alex. No, si chiama Sasha.
Sasha, perché ti è apparso il nome vero, quindi. Mi era apparso il nome su Skype e mi chiamavo, io mettevo giù e dicevo a un certo punto mi manda l'email, fa perché non rispondi. No, c'era lui. Ma ti ha risposto con gli occhiali, col gatto. Sì, sì, tranquillissimo, tranquillissimo. È stato fighissimo perché c'aveva una webcam di alta qualità fighissima che ogni tanto switchava, aveva il suo microfono tipo come sono adesso, poi aveva un'altra webcam che quando switchava era tipo piccolina ma di tipo in 4K non so che cosa, ma... e se la ficcava in bocca per farmi vedere dove, come metteva la lingua, la gola, come... No. Sì, 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 ma infatti soldi spesi benissimo. Grande Alex. Super professional. Veramente. Sì. Pensa a te. Porca salutiamo troia. Simone Clementi che ci manda grande belle Simo. Corna. Bella Simo. Ciao Simone Clementi. Grande chitarrista. Vienici a trovare grande presto, Simone. Dai. Torna a trovarci. Bene ragazzi, è arrivato il momento di arrivare al meme numero... Che numero era? 5 forse. 5 5 ragazzi. Switchiamo. Che il tempo è tirannosauro. Oh. Oh. Questo mi fa ridere per quanto è stupido. Per quanto è stupido. Però mi fa anche venire un po' di lacrimucce perché è appena morto. Sì, infatti, sì, è vero ragazzi. 2 giorni fa. Infatti, sì. Cioè, io ho scelto questo meme prima che morisse. E, guarda, forse lo dovevamo proprio salutare. In che senso, Dave? Cioè, mi stai dicendo. Rocker Harry che lo ci sono, no, nel senso. Dai, almeno è una scusa per salutarlo, perché cioè, penso che siamo cresciuti tutti quanti con la figura di Hagrid. Sì, no? Sì, sì, sì. Oh, grande Boni Marco, sono veramente era un pezzo che non lo vedevo, veramente disperato so. Madonna, ah, c'hai la cicatrice. Oh sì, sì, ma poi continua. Quella scena è indimenticabile. Sì, 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 sì. Bene, va bene. Qualcuno ha avuto degli aneddoti in merito ad Harry Potter o in merito agli SDC da raccontare? Ma io, guarda, sono troppo annichilito. Ok, non riesci a rispondere. Ci dalla sta, morte ci sta. Di Hagrid mi verrebbe solo da dire robe tristi, quindi dai. E allora proseguiamo. Abbiamo un altro meme da dimostrare. Esatto. Che poi non si chiama Hagrid, avrà un nome. Si chiama Lucius. Eccoli qua, bellissimo. Oh, ci mancavano un po' di gattini. Ecco qua. Rock con l'amplificatorone, chitarrone. Nu metal con lo skate, ci sta, bravissimi. Sì. Sì. Heavy metal col parroccone, la chitarra storta. Trash metal con la giacchetta di jeans, gothic. Doom metal, perché? Doom, ah, wow. Sì, perché barba, capelli. Perché? Death metal. Perché deathcore il gatto pelatino? Ci stavo cercando di... sto pensando di pensarci, ma... Perché è considerata... più piccola, ma stronza incazzata, quindi... Ah, okay. Non so, cioè, ti giuro, ecco, io non so spiegarti il perché, ma è perfetta. Cioè, credimi che se fosse un gatto sarebbe così. Ok. Andiamo sulla fiducia. Death metal e black metal. Boh, io avrei messo black metal il gatto del death metal. Non sono molto d'accordo. Sì, è un po' troppo. Allora, il gatto del black metal è un po' più esoterico, quindi magari ci sta nel black. Quello del death forse dovrebbe essere stato un po' più grosso come gattino. Sì, esatto, esatto. Io avrei messo forse il gatto del doom al posto del death. Che se uno vuole vedere il contesto generale, sì, rock metal, nu metal, quello quell'altro, ma sempre dei gattini sono sempre vedi grande. È vero, c'hai ragione. Cioè, esatto, questa è la rappresentazione del metallaro. Si saranno bellissimo offesi tantissimi in questo momento. Quanti chiedo, quanti meme mancano alla regia? Esatto, perché altrimenti qua siamo facciamo tardi. Altri 3. Dai, facciamo in tempo? Li chiudiamo rapidamente? Dai, vediamoli, vediamo. Vediamo gli amici. Senza soffermarci. Via, one more time. Ah, bello. Beh, chiaro. Tema Signore degli Anelli. Allora, questo forse l'ha fatto uno un po' boomer. Perché però c'è una frecciatina. C'è una frecciatina. Che il nu metal sia Smigol. Esatto. Certo. Ah, è vero. Potrebbe... Ma qua è per ricollegarci a quello che dicevamo prima di quelli che scrivono su Facebook che tipo Rock è morto nell'89. Perché sì, il nu metal lo odiano.
Sì, chiaro, sì, chiaro, 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 chiaro. Madonna. Io, ragazzi, invece sono di parte. Cioè, io amo il nu metal perché sono nato e mi guardavo il nu metal quando MTV faceva musica. Cioè, proprio i primi gruppi sono stati quelli, nu metal. È inevitabile. Vabbè, andiamoli a analizzare un attimo. Allora, c'è Frodo che fa il folk perché no, feste, follette. Vabbè, gli Hobbit sono famosi per essere dei festaioli, dei bevoni. Sì, 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 sì. Tra l'altro dobbiamo andare al più presto alla Contea Gentile, ragazzi. Ci andiamo. La Contea Gentile dobbiamo... obbligata. Penso che più che il personaggio, un pochino è più proprio d'aspetto. A livello d'aspetto. Ah sì? Che sono così, ok. Sinfonico, vabbè, c'è poco da dire. Capello biondo, cioè, bianco, lunghissimo, sciolto, piastrato. Mi ricorda un po' che il chitarrista dei Nightwish, che è un po' così con la barba. Sì, l'ho pensato subito anche io. Infatti sarà per quello. Esatto, esatto. Heavy metal, perché secondo me non avevano un personaggio più abbinabile. Allora, vabbè, dai, buttiamoci Aragorn. Invece Power, Legolas, perché è un po' più efebico, no? Sì. Cioè, perché suona nei Dragon Force, Legolas. Sì, mannaggia, Zeb, ma perché siamo... Io penso e tu dici, Legolas suona nei Dragon... Sì, sì, è uguale al cantante dei Dragon Force. Esatto. Viking, vabbè, possiamo anche evitare di descriverlo. Viking, sì. Vikingoso, sì, lascia. Lei è la cantante di Nightwish. Esatto. Lei è la figlia di Steven Tyler. Sì. Che ancora noi ci spieghiamo come sia possibile questa cosa. In che senso? Perché il padre è una raganella. Sì. Ah, vabbè, ma perché si sarà trombato delle modelle che avranno azzerato la sua raganaggine. La sua genetica. Sì, sì, sì. Cioè, loro erano talmente fighe che equilibravano non solo... Cioè, non solo erano pari, diventavano pure figli. Ma infatti ci sta anche l'altra figlia che è ancora più figa, si chiama Chelsea. Che non me la... Chelsea Smile. Sì, sì, sì. Vabbè. Progressive non lo so, probabilmente perché ricorda un po' Keenan dei Tool al tempo quando aveva i capelli lunghi, boh. Progressive. No, perché lui è tutto precisino, ci sta. È vero. Ok. Doom, sì. Il destino è misterioso, no? Il trash, che sono dei puzzoni di merda loro, e il death metal. Io faccio parte di queste ultime categorie. Giusto. Trash e death. No. Sì. Trash sono gli orchi, death Uruk-hai, quello è il mitico Lurtz. No, bro, gli Uruk-hai... Ah, sì, c'hai ragione, scusami. Gli Uruk-hai sono quelli, sì. No, ho fatto confusione con i Nazgul del Doom. Tranquillo, ho risolto da solo, non dire niente. Andiamo avanti! Poi c'è il Black che è Sauron, giusto? Sì. Una delle forme di Sauron. Tirannosauro. Una delle forme di Sauron. Ma cosa? Il Tirannosauro. La forma perfetta, l'essere perfetto. E poi il nu metal. Sì, perché Sauron è un'entità e lui si presenta tramite questa forma. Anche Gandalf. Gandalf non è un uomo, Zeb. Gandalf prende quella forma quando vuole. Prende quella forma quando vuole lui. No, tu non sei un cazzo. Sì, non l'hai letto. Arriva. Lo so che non è della Terra, lo so. Lo so, bello, bello. Guarda qua, stanno già facendo spadaccino. Sì, facciamo pesce a pesce. Sentivo ragazzi, non l'hai letto il Sigmarillion? Neanche tu l'hai letto. Sì, che l'ho letto. Beh, sì, l'hai letto. Come tutti quelli che dicono che l'hanno letto. No, allora ve lo dico io. L'ha solo comprato e l'ha appoggiato. Come sicuro, ma ci gioco quello che vuoi. Vabbè. Comunque, Gandalf è un Elohim. Esatto, lo sapevo, lo vedi che lo sapevo? Ma che sai che l'Elohim è una roba della Bibbia? Ti stavo trollando. Certo, come no, lo sanno tutti che è dentro il Signore degli Anelli l'Elohim. Si vede prima quando c'è il ritorno dello Jedi, c'è l'Elohim che arriva. Ma qual è l'Elohim? Sì, arriva con Anakin. Ti sto prendendo per il culo. Andiamo avanti. Porca troia. Però il principio del meme c'è. Esatto. Cantanti di death metal sul nu metal sono così, infatti. Ma io sono Shrek. Sono io. Ecco di là, Dan. Sei te. Bro, c'hai quel sorriso lì. Però è vero. Sei sì. Fuori dalla mia palude. Oh santo pirpillo. Allora, tra l'altro, bravo, l'hai doppiato te.
Sì, sì. Ma ti dico che sono io. Hai ragione. Ma scusa. Danny, ma quando l'abbiamo visto insieme, ma abbiamo pianto? Ti ricordi se abbiamo, se ci siamo? No, abbiamo pianto dal ridere quando ha detto Santo Piripillo. Quello che, perché noi già da prima piripillavamo. Sì, 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 lo stavamo usando in maniera spropositata. E è suo. Quindi un po' una guida etica per me. Uno spirito guida. Bello, bello. Vabbè, comunque io posso dire una roba. Vai, dilla. Che Shrek mi ha cambiato la vita. Shrek ti ha cambiato la vita, ok. Mi ha cambiato la vita, è stato fondamentale. Shrek nella is vita. Life, beh. Quindi. Esatto. Shrek is life, tag life. Ah, no, cioè, il meme, meme. Shrek meme, is meme. Life. Shrek is life, vedi? Cioè, c'è un video così. Inquietantissimo. Shrek is life. Non lo conosci? C'è un video inquietantissimo, no, che dovresti vedere, Zach. Ah, allora ti metterò quello, in quello sì che ti cambia. Ah, ok, quindi è una cosa esistente. Dai. Ok, perfetto. Allora, nella prossima puntata reattiamo a Shrek Slash. No, non si può. Agevolo la sua penetrazione. Me ne manca ancora uno, giusto? No, manca ancora uno, finito, se non sbaglio. Ed è il momento allora di chiudere e salutare tutti i nostri amici e ricordare che con Amazon Prime potete iscrivervi gratis, seguirci gratis, abbonarvi gratis, vivere gratis. Ci stanno arrivando pubblicità a sfrombaletta. C'è e questo dai. Momento esatto? Quindi No, in generale Twitch ha questo problema ultimamente, che rende la vita impossibile. Non sei un abbonato o quasi impossibile. Impossibile seguire le dirette se non fate l'abbonamento. Quindi esatto. È stato un piacere. Fatelo. Tesoro. È stato un piacioro. Va bene, raga. Cristo. Ragazzi, fate dei meme su di noi. Su di noi. E fateceli vedere che poi li reattiamo nella puntata successiva. Esatto. Ci vediamo dai, lunedì. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Belli. Restate qua che fra poco sono altre cose croccanti. Esatto. Ciao belli.